Buonasera e ben ritrovati a Tu per Tu con questa sera il nostro programma vi parlerà di degli eventi molto importanti che riguardano proprio il nostro territorio, eventi per i quali ho chiamato in studio una delle protagoniste che è la dottoressa Roberta Manfredini, voi già la conoscete, è la nostra psicoterapeuta e psicologa di riferimento, ogni qualvolta vogliamo trattare di temi che riguardino la donna e non solo. Proprio questi due eventi però Roberta, ben ritrovata. Grazie a te e ai tuoi telespettatori come sempre. Eh, riguardano proprio la donna, sì. no? E adesso nel presentarli poi parleremo ampiamente di questi argomenti e eh, diremo perché sono così importanti. Partiamo dal primo che si terrà proprio questo sabato. Sì. Dove? Al castello, qui a Vigevano, eh, nella sala degli affreschi se non ricordo male, e parleremo della menopausa. Un convegno tutto dedicato alla menopausa. Sì. Ok, M una cosa meravigliosa, questo è l'altro, com è come rivestita, che invece sarà. Ecco, adesso ritorniamo sì. sulla menopausa. Questo è il convegno sulla menopausa che facciamo insieme a parecchi specialisti. L'obiettivo è quello di normalizzare la condizione della menopausa, cioè arrivare a parlare di tutto ciò che, può essere, che è possibile fare. Tutto ciò che da un punto di vista della prevenzione, ma anche poi della cura e anche della scelta di vita, quindi degli stili di vita, che è utile adottare in questa nuova fase delle donne. Bisogna tener conto che la menopausa non è una malattia, è una condizione naturale in alcuni casi perché, è premetto. In, in altri c'è un intervento di tipo chirurgico per cui abbiamo le cosiddette menopause di tipo chirurgico che sono legate pulo, appunto no? a quelle patologie spesso oncologiche per la quale la terapia prevede appunto una eh, menopausa forzata, quindi una condizione menopausa forzata. È chiaro che gli specialisti parleranno anche di questo. Noi invece poi affronteremo molto il tema della menopausa eh, quando avviene, diciamo, in modo molto naturale e come viene vissuta in modo differenziato da donna a donna. Ok, allora facciamo un primo punto parlando di menopausa, una parola che non deve spaventare, ma deve eh, diventare davvero una parola eh, di uso comune, no? Perché è una condizione proprio della donna e eh, un po' il periodo storico che stiamo vivendo tende a sdoganare tanti termini, lo vediamo anche nella pubblicità dove ormai si parla di mestruazioni, di assorbenti di ciclo in maniera eh, proprio così normale, con grande naturalità sì. ecco. la stessa cosa deve avvenire per la menopausa che abbiamo detto è una condizione naturale della donna, perché Roberta, attorno alla menopausa ci sono ancora tanti tabù quasi che un, una donna si debba vergognare di questa condizione Ma eh, perché in molti casi eh, ci sono delle informazioni e anche qui dei pregiudizi che condizionano molto poi il pensiero collettivo. Eh, L'età media con la quale una donna va in menopausa, quindi sopraggiunge la menopausa, eh, sul, diciamo, a livello italiano, quindi sul campione italiano, va dai 48 ai 52 anni con chiaramente delle varianti che, eh, anticipate, quindi prima dei 48 o anche dopo i 52. Eh, è chiaro che l'allungarsi del periodo della vita delle donne, sia da un punto di vista lavorativo, ma anche proprio della vita in quanto la propria identità e la voglia di fare, porta a prendere in considerazione questo aspetto per poter adottare quegli stili di vita che eh, ci permettono poi di affrontare nel tempo questa condizione e eh, anche un po' gli effetti collaterali che in molti casi sopraggiungono e che è giusto, eh, diciamo, conoscere per poi poterli prevenire in modo sano e con la scelta che ogni donna deciderà di fare. Ok, partendo sempre dal presupposto che la menopausa non è eh, una malattia, ma è una condizione naturale della donna che, ovviamente, è arrivata eh, a un'età. Che abbiamo detto eh, per gli italiani il campione italiano ci racconta che è dai 48 ai 52 anni circa ma ovviamente insomma poi con delle variabili su uh, quella fascia di età okay. c'è certo. eh, da tener conto però sicuramente una cosa che non possiamo ignorare che proprio per come è cambiata la vita della donna e per il fatto che molti processi eh, si procrastino eh, capita di arrivare alla menopausa senza quasi accorgersene, pensando di avere ancora del tempo davanti a sé per una serie di cose, fra cui magari diventare mamma. No? Quindi, eh, secondo me, proprio anche il parlarne può anche far arrivare certo. le donne ad avere una consapevolezza sì, diversa. Sì, certamente fare più chiarezza su questo aspetto, anche perché è giusto conoscere le varie fasi in cui la donna mh, durante la propria vita le attraversa e devono essere tutte accolte con una certa funzionalità. E anche con una certa naturalezza. Eh, dobbiamo tener conto che esistono degli effetti collaterali e che adottare uno stile di vita ci permette di vivere appieno questa condizione con la fisiologica realtà che ne appartiene. Quindi, vuol dire sicuramente occuparsi degli stili di vita, vuol dire un'attività fisica da produrre con una certa regolarità. Un'alimentazione e poi delle scelte rispetto a quelle che possono essere le terapie da adottare e eh, i controlli che vengono fatti, i controlli dagli specialisti, quindi dal ginecologo, che poi dà una serie di indicazioni. La caratteristica della menopausa di cui è importante parlare è che è la scomparsa del ciclo mestruale che mh, entriamo in menopausa quando l'assenza va dai sei mesi ma soprattutto dopo un anno, dopo un anno in cui la donna non ha più il ciclo mestruale. E a quell'età quell andiamo incontro a quella che è un passaggio fisiologico che viene identificato come la menopausa. Abbiamo un periodo primo che è la fase della premenopausa e anche il periodo dopo che viene definito anche climanterio. Cos'è cos la cosa da conoscere rispetto alle donne, di cui io parlo spesso, è che c'è un calo fino alla scomparsa della produzione degli ormoni che sono gli estrogeni e il progesterone, che sono gli ormoni che caratterizzano appunto questa fase. Il calo di questi ormoni fino alla so loro scomparsa dà degli effetti collaterali. Sono degli effetti collaterali chiaramente da conoscere. Ecco perché noi vogliamo proprio normalizzare questo affinché le donne abbiano poi le conoscenze appropriate per poter fare delle scelte. Le scelte che normalmente possono essere fatte in questo caso è l'utilizzo della cosiddetta TOS, cioè la terapia ormonale sostitutiva, oppure interfacciarsi con tutto quello che sono oggi le terapie più naturali, eh, complementari e anche integrate che noi affrontiamo appunto in questo convegno perché avremo la, per la presenza anche di un'operatrice che si occupa di medicina cinese e quindi affronteremo anche quell'aspetto più naturale affinché tutte le donne possano poi avere quella conoscenza per poter scegliere come voler affrontare questa nuova fase della loro okay. vita. Quindi il presupposto è sempre eh, il fatto che sia qualcosa di fisiologico, però abbiamo detto che può creare degli scompensi, può creare naturalmente eh, qualcosa che si ripercuote anche a livello fisico, pur non essendo appunto una patologia. Eh, detto ciò, siccome poi molte cose sono a confine no? fra eh, il fisico e lo psicologico, quanto secondo te e secondo la psicologia può fare vivere e accettare questo periodo serenamente anche a livello fisico, cioè può aiutare a essere eh, sereni? Allora, diciamo che da un punto di vista psicologico in alcuni casi le donne, proprio per il calo di questi ormoni, quindi degli estrogeni e del progesterone, vanno incontro a una serie di deflessioni dell'umore, cioè avere un certo cambiamento dell'umore che porta eh, in genere poi ad avere una maggior preoccupazione nelle donne e una difficoltà ad accettare questa nuova fase della loro vita. Molte di loro, mh, proprio quando le vedo in studio, mi dicono: Dottoressa, guardi, oramai è come se ho difficoltà ad accettarmi a 50 anni, ed è come se la vita finisce: no, assolutamente, semplicemente prendo un nuovo corso. Il nuovo corso dipende appunto da quanto riusciamo a passare quei messaggi e quelle informazioni importanti. Teniamo conto che proprio eh, il fatto che calino gli estrogeni e in particolare sì, gli e il progesterone, andiamo incontro anche a dei cambiamenti di tipo fisiologico perché abbiamo un aumento del cortisolo, che è l'ormone del cosiddetto stress, che va ad incidere, abbiamo un aumento anche di, al, del peso corporeo perché cambia il metabolismo e abbiamo anche tutta una serie di aspetti che legato anche alla fissazione del calcio nelle ossa che proprio è legato anche al calo di questo tipo di estrogeni e noi dobbiamo tenere conto. Tra gli effetti collaterali che in molti casi le donne non conoscono e che all'interno del nostro convegno ne parlerà una carissima amica che è Elisa Ganazzin, andremo anche ad affrontare l'aspetto della sessualità perché con il calo di questi ormoni abbiamo anche proprio degli aspetti che vanno a impattare sulla sessualità delle donne perché questi ormoni tendono a dare una minor lubrificazione eh, dal punto di vista vaginale e quindi una difficoltà nell'avere i rapporti, un calo della libido e anche un dolore proprio durante i rapporti fisici perché manca e viene chiaramente a diminuire la lubrificazione. Con la collega Elisa Ganazzi, porterà anche a far conoscere alle donne tutta una serie di strumenti, di strategie che possono essere utilizzati e che aiutano tantissimo non solo a vivere anche... Questa loro condizione con una sessualità che è ancora fortemente appagante, ma anche a prevenire quelli che sono gli effetti collaterali a lungo termine, ovvero quella eh, che poi diventerà nel corso degli anni: se non, ben, diciamo così, se non si interviene gestita, con tutta no? una serie di eh, strumenti e anche di comportamenti da adottare, quella che può essere poi un'atrofia della mucosa eh, vulvo-vaginale che può portare a una serie di problemi successivi. Quindi quindi la nostra volontà è proprio di far conoscere alle donne tutto ciò che è opportuno fare per poterci garantire comunque... Un percorso di vita rinnovato, nel senso che cambiano molti aspetti della nostra quotidianità, dobbiamo solo essere pronti ad affrontare questa nuova fase della vita. Siccome eh, appunto sono cambiati anche usi e costumi, e insomma, la vita a volte inizia a 50 anni anche per la donna, eh, ecco che eh, vivere la propria sessualità in maniera serena, può essere sicuramente un pensiero in meno sì. per chi va in menopausa, perché appunto, qua, secondo me, quando le tue eh, pazienti vengono in studio e ti dicono dottoressa per me la vita è finita, un aspetto fondamentale è anche questo. Le... È legato alla sessualità, sì, perché molte di loro non sanno eh, di questa situazione che è fisiologica, fisiologica nel senso il calo di questi ormoni, in particolare delle, degli estrogeni, dà appunto una modificazione nella lubrificazione vaginale e questo dà un calo della libido, quindi c'è un minor desiderio verso eh, la sessualità che è proprio correlato a questa condizione. E c'è una maggior secchezza a livello vaginale. Ecco, con l'ausilio di alcuni strumenti, di alcuni prodotti che noi presenteremo appunto durante il convegno e che sarà la collega appunto Elisa Ganazzin che li mostrerà perché è parte del suo lavoro essendo anche consulente sessuale, faremo proprio vedere alle donne quella parte che in molti casi non viene mai affrontata. Bene, e che diventa importante, importante perché se noi dobbiamo proiettarci a sentirci di nuove protagoniste della propria vita, vuol dire anche toccare il tema. Della sessualità. Quindi che è troppo in realtà è non saranno solo tante belle parole, ma anche eh, soluzioni pratiche sì. e fatti e concretezza. E daremo anche dei campioni: dei campioni omaggio dei vari prodotti. Eh, che sono sicuramente dei prodotti di alta qualità, perché mh, tendiamo a lavorare appunto con eh, dei prodotti che garantiscono una qualità e una sicurezza, però potremmo, potranno, chi parteciperà al nostro convegno, vedere come utilizzare questi prodotti e avranno a disposizione dei campioni che potranno testare su se stesse. Ok, eh, dottoressa Manfredini, eh, Spero di eh, non dire insomma, una cosa eh, che eh, può sembrare forte, ma quanto è importante che partecipino anche gli uomini a questo? Gli è importante intanto perché è giusto conoscere questi aspetti della, della realtà e del quotidiano delle donne per vincere anche una serie di pregiudizi che in molti casi ci troviamo e premetto che in molti casi i pregiudizi li trovo anche tra i professionisti, per cui molte donne dicono che si sentono a disagio a rivolgersi al medico di base. Perché è come se percepiscono quella sensazione del ok? È la solita menopausa, insomma, signora è un periodo che passiamo tutti, deve solo farsene una ragione. No, noi non dobbiamo farcene una ragione, noi dobbiamo continuare a sentirci di vivere la nostra vita da protagoniste e a trovare delle risposte, delle risposte rispetto a dubbi e a una serie di condizioni che è giusto conoscere. Quindi, L'obiettivo è solo far capire anche all'interno di una famiglia come mai in molti casi ci sono queste deflessioni dell'umore e in effetti c'è il luogo comune di dire certo. eh, ci siamo, eh, è sicuramente in menopausa. Quindi quello che noi vediamo è proprio questa stereotipia che assistiamo costantemente e che penalizza fortemente le donne al punto da non… Esternare poi le loro paure, i loro dubbi perché si sentono già giudicate le, le penalizzano a casa, le penalizzano sul lavoro perché insomma, noi da quando uh, iniziamo a essere donne ci, do ci sentiamo dire: Ecco là c'è il ciclo, eccola sì, là. In molti casi, sì, è poi meno pausa. Quindi, non c'è certo. mai una, un, un periodo della vita dove siamo uh, serene, e lontane dai pregiudizi, dagli stereotipi. Poi ti ringrazio perché mi hai dato un asset importante per parlare anche di un effetto collaterale che in alcuni casi è presente nelle donne in menopausa: che sono le vampate, le cosiddette vampate. Quindi questa eh, grande sensazione di calore improvviso che avvertiamo in tutto il corpo e che naturalmente è un effetto collaterale appunto del cortisolo e dell'innalzamento del cortisolo, che porta ad avere proprio una vasodilatazione importante con questo effetto collaterale. Ecco, dobbiamo cercare di capire in realtà chi vive questa situazione, perché, ripeto, il fatto che in alcuni casi siano presenti dei sintomi e in altri no, non vuol dire che chi avverte più sintomi delle altre deve sentirsi sbagliato o in difetto perché è una condizione che caratterizza ogni donna in modo differente. Quindi in molti casi sono anche le altre donne che a volte penalizzano certo. quelle donne che vivono condizioni menopausali con più sintomi. Come a dire, eh, diciamo, quello che sento spesso dire è ma figurati io non avverto niente, quasi come se è una colpa per chi avverte una serie di sintomi. No, è che la menopausa viene proprio... A essere vissuta con una certa individualità, ogni donna ha sensazioni diverse. Noi abbiamo donne che non avvertono alcun effetto collaterale, che non hanno sintomi e che entrano tranquillamente nella condizione di menopausa. Abbiamo donne che avvertono una serie di sintomi, altre che sono, hanno dei sintomi che impattano molto sulla loro quotidianità al punto da farle sentire poi ancora più a disagio rispetto appunto a questi effetti collaterali e a questa sintomatologia. Ecco, io mi rivolgo soprattutto a queste donne e a tutte le donne per iniziare a fare quella che è una forma di solidarietà sul femminile. Dobbiamo entrare in questa fase della nostra vita conoscendo e capendo anche che le condizioni possono essere diverse e che non tutte le donne la possono vivere allo stesso modo. Quindi, Far prevalere questa individualità che vuol dire anche capire l'altro e riuscire ogni tanto a sostenere. Queste, queste donne, perché hanno veramente bisogno di un sostegno e anche soprattutto di conoscere come poter intervenire rispetto ad alcune condizioni. E sarebbe bello appunto poterne parlare anche all'interno della famiglia, perché eh, cioè, anche i figli possono capire la condizione della propria madre. Anche perché è una cosa, ripeto: una cosa fisiologica che ad oggi è un qualcosa su cui impatteranno la, tutte le donne. Quindi è una cosa fisiologica da conoscere, ma anche come poter intervenire. Ecco, L'obiettivo di questo convegno. È è proprio di aver unito professionisti di varia natura, quindi abbiamo ginecologi, abbiamo consulenti sessuali, io farò la parte sia di psicoterapia che di sessuologia, abbiamo questi, anche questi operatori di altre discipline, abbiamo medici che si occuperanno della ginnastica del pavimento pelvico e quindi di come aiutare poi la donna a gestire quello che potrebbe essere un altro sintomo in molti casi presente che sono le perdite di urina a seguito di alcuni sforzi e lo sforzo può essere anche un colpo di tosse per cui le donne vanno un po' in crisi perché dicono oh mio dio ho avuto delle perdite di urina e cominciano anche a preoccuparsi di conseguenza mentre invece noi andiamo proprio a lavorare sul rafforzamento del pavimento pelvico quindi con quella ginnastica mirata e specifica che aiuta a potenziare il pavimento pelvico e a migliorare sicuramente le condizioni delle donne. Quindi un bel bouquet di relatori che saranno presenti sabato a partire da che ora? Dalle 10:30 fino 10 alle 12:30 al 30. Castello. Uh, vi aspettiamo numerosi. Ecco, maschi e femmine, eh? Eh, nessuno escluso. Eh, senti dottoressa, eh, tu farai appunto la parte della psicologia, quanto è importante fare un po' di terapia? Eh, quando si affronta questa fase della, della propria vita, io spesso faccio anche degli incontri di gruppo per normalizzare questa condizione e insieme a dei consulenti sessuali andiamo proprio a far vedere tutti questi strumenti che possono essere utilizzati perché mi rendo ancora conto. E spesso è diffusa una certa ignoranza sul tema della menopausa ignoranza inteso proprio del non conoscere una serie di aspetti che sono fisiologici si parla troppo di tante cose ma nello specifico poi si dice quasi nulla ah. cioè passano degli elementi che non sono appresi nella loro diciamo semplicità quindi, quindi quando si dice no, banalmente eh, ecco la donna è un, è un po' depressa perché è andata in menopausa non è una condizione diretta de della menopausa, ma può essere proprio il modo in cui è stata affrontata in maniera sbagliata. Sì, teniamo conto che, però, in alcuni casi possono essere, possono svilupparsi delle condizioni anche depressive. Ma sono legate a tutta una serie di altri elementi. Quindi, noi ogni volta dobbiamo centrarci sulla persona, sull'individuo, sulla singola persona per riuscire a poterla aiutare nel migliore dei modi. Eh, quello che vuole essere è proprio un discorso aperto a chiunque affinché una persona che avverte un qualcosa sappia che può rivolgersi tranquillamente a dei professionisti che sono in grado di fornire le risposte adeguate per ogni singolo caso. Bene, quindi questi sono tutti i Professionisti validissimi che hanno proprio. Uh, studiato e si sono formati uh, e c'è molta attenzione per fortuna negli ultimi anni nei confronti della menopausa e per fortuna professionisti illuminati hanno seguito questo corso e speriamo di non trovarci più davanti appunto degli pseudoprofessionisti che minimizzino e mettano addirittura in imbarazzo le donne contro una condizione fisiologica che l'abbiamo detto ma lo ripetiamo che è la menopausa. E adesso sai cosa facciamo? Roberta? Andiamo... Ti premetto, rubo solo ancora sì. un minuto per dare anche quest'ultima informazione. Io personalmente ringrazio l'Associazione Contatto Donna perché, ancora una volta ha colto l'occasione di occuparci di un nuovo tema del femminile, che è sicuramente la menopausa. L'anno scorso ci siamo occupati dei disturbi del comportamento alimentare. E l'anno prima di endometriosi. E volevo anticipare perché ogni volta che noi abbiamo già elaborato un progetto siamo talmente proiettati al divenire. Che anticipo già quale sarà il tema futuro, ci occuperemo di medicina di genere, ovvero cercheremo di rendere eh, anche consapevoli tutti che la medicina di genere è qualcosa oggi di molto importante perché è chiaro che tutte le terapie, tutte le condizioni che oggi vengono affrontate devono iniziare ad essere affrontate per genere. Eh, do solo questa informativa, la maggior parte dei farmaci che noi assumiamo sono testati su un campione prevalentemente maschile. Sappiamo bene che il metabolismo da uomini e donne è completamente diverso. Introdurre la medicina di genere vuol dire anche andarsi a occupare di quelle realtà dove nel mondo abbiamo ancora donne a cui è impedito curarsi è impedito quindi poter accedere in strutture sanitarie in quanto donne e noi vogliamo proprio con l'associazione Contatto Donna tendiamo proprio a occuparci di un femminile a 360 gradi perché è giusto arrivare a toccare temi nuovi di cui spesso si parla poco e di cui spesso ci sono delle informazioni poco corrette. Bene, siamo contenti, adesso andiamo in pubblicità, poi sempre di donne parliamo, ma cambiamo totalmente argomento, pubblicità per noi. Torniamo in diretta, lo facciamo con la dottoressa Roberta Manfredini. Prima eh, di eh, entrare nel nuovo argomento è arrivata una domanda per te, cara dottoressa, ce la fa Viviana e eh, ci chiede questa cosa riguardo eh, proprio al fatto che durante la menopausa si perda un po' interesse nei confronti del sesso. È reversibile la cosa, tornerà, siccome tu hai parlato di una fase prima, dopo e durante. C'è speranza di uh, poi uh, se si seguono anche le giuste terapie, comunque di tornare ad avere interesse vero nei confronti delle persone. Sì, del anche successo. perché abbiamo tutta una serie anche di prodotti naturali che possono essere assunti in sostituzione di una serie di altri che vanno via via sempre più okay. a. Essere a mancare fino a poi ad essere sostituiti da questi altri. Perché lei ci dà un'altra ancora lettura che secondo me è molto bella e importante, infatti, la ringrazio. Dice che ovviamente quando sei in coppia, eh, alla fine purtroppo tendi magari qualche volta ad assecondare un desiderio altrui. E lei carinamente ci dice: Meno male che c'è, no? Il desiderio del mio partner, dei miei confronti, mi sento quasi eh, in difetto ad assecondarlo, ma senza vivere questo. Senza vivere, certo, quello che io invito è venire venire sabato al convegno perché mostreremo proprio come poi andare a riattivare, a vivere anche la componente della sessualità in modo funzionale. In Mo modo non solo funzionale ma anche piacevole. Anche piacevole. Quando io parlo oh. di funzionalità parlo di benessere. No, oh, e questa è una bella cosa perché insomma non vogliamo essere solo funzionali ma vogliamo proprio vivere la nostra sessualità in maniera inter interessata. Insomma per una donna non è bello che a un certo punto poi il sesso non interessi più. No, no ma e diciamo è che mh, è legato appunto al calo di queste Componenti ormonali, però noi sappiamo bene come intervenire al riguardo e durante il convegno faremo proprio vedere anche attraverso l'utilizzo di una serie di strumenti come andare a lavorare su questo aspetto. Bene, ma è vero questa è una curiosità mia, no? Che dicono che attraversata finita la menopausa poi nelle donne mature, se così vogliamo dire, che hanno oltrepassato la menopausa addirittura c'è una seconda gioventù Eh sì, diciamo che c'è una seconda gioventù anche dal punto di vista sessuale perché si potrà avere un'attività sessuale tranquilla non dovendo più usare nessun tipo di contraccettivo perché il rischio di una eventuale gravidanza non c'è più È assolutamente. E eh, quello va anche a vivere più serenamente una serie di condizioni oh, perché ha un rinnovato, cioè, una rinnovata di libertà dopo, sì. no? dopo aver affrontato la menopausa. Bene, adesso, a parte gli scherzi, torniamo con un argomento molto serio perché ancora una volta queste ragazze, la dottoressa Manfredini insieme a Contatto Donna, a tutte le donne che davvero fanno tanto e per le donne, e insieme alle donne, sono riusciti a portare in quel di Vigevano una mostra importantissima. Questa è una mostra veramente famosa a livello nazionale. Ne hanno parlato tutti i giornali, ne hanno parlato tutti eh, i telegiornali: è come eri vestita, e sarà proprio sempre a Vigevano dal 10 al 21 aprile, sempre. Sempre al Castello, Castello Sforzesco, seconde Scuderie, Piazza Ducale di Vigevano. Okay. Perché è importante questa mostra e di cosa si tratta? Allora, questa mostra eh, intende affrontare un tema molto importante che è quello della violenza, la violenza attraverso una violenza sessuale che si, diciamo così, in molti casi si verifica con uno stupro, ma anche con una sessualità imposta tra le mure domestiche. Eh, verranno allestite eh, 14 abiti originali indossati da donne vittime di violenza sessuale, accompagnati anche da frasi che queste donne hanno scritto. La mostra è organizzata da Cerchi d'acqua, che è un centro antiviolenza di Milano, che per primo l'ha portata nel 2018. Eh, Cerchi d'acqua fa parte del gruppo Dire, che sono le donne in rete contro la violenza, che è l'associazione che a livello nazionale, eh, diciamo così, raggruppa alcuni centri antiviolenza. Questa mostra è stata per la prima volta presentata negli Stati Uniti nel 2013 è nata su input di alcune ricercatrici dell'Università del Kansas negli Stati Uniti appunto nel 2013 e da lì poi ha girato per tutto il mondo e è importante perché perché si tocca un tema molto delicato che noi insieme a Contatto Donna stiamo anche prottando e promuovendo nelle scuole, che è quello del consenso, ovvero che qualunque realtà eh, vada intorno alla sessualità, il consenso del, della partner è un elemento fondamentale. Quindi qua ancora una volta andiamo a toccare anche un pregiudizio molto frequente ancora diffusissimo, dove come rivestita eh, è quasi come colpevolizzare ulteriormente le donne che sono vittime di violenza sessuale, quasi come se è una colpa della donna indossare determinati abiti e che questi quindi legittimano poi la violenza stessa. Noi do dobbiamo tener conto a riguardo qualcosa di molto importante, ovvero quanto questo passi a livello subliminale continuamente. In effetti vi farò due esempi, se dei ladri entrano in casa nostra e ci derubano e quindi e ci possono anche aggredire fisicamente, non ci verrà mai chiesto come eravamo vestiti nel momento in cui siamo stati aggrediti a casa nostra per un furto. Come non ci verrà chiesto se abbiamo, subiamo un incidente stradale e quindi subiamo un forte evento traumatico, non ci verrà sicuramente chiesto come eravamo vestite. Ecco, questa cosa invece è l'elemento che ogni donna vittima di violenza sessuale si trova a dover gestire, a dover gestire quasi come se si è legittimati in alcuni casi a sentirsi in colpa perché l'abbigliamento lega molto questo senso di colpa, ma anche quello che purtroppo avviene in udienza, in tribunale, dove nonostante noi oramai dal 2013 l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul che vieta tassativamente la rivittimizzazione in aula, noi ancora oggi nel 2024 assistiamo a questa rivittimizzazione, quindi donne che vengono nuovamente considerate vittime e vengono rese tali dalle domande che vengono fatte di fronte a una violenza di tipo sessuale. Allora, eh, dottoressa, questa è la prima notizia perché pensavo fosse veramente anacronistica come domanda, invece ancora succede che nelle aule dei tribunali venga chiesto... A una donna che ha subito violenza come era vestita? Sì, soprattutto venga anche messo um, un passaggio molto particolare che porta la donna a doversi sentire in colpa se confessa di aver avuto degli abiti. Particolari o particolarmente succinti o provocatori, quasi come se quello legittima una serie di cose. Ma all'interno di questa mostra noi esporremo anche abiti che nulla hanno a che fare con queste caratteristiche. Abbiamo visto qualche immagine. Perché insomma. sono abiti di lavoro, quindi abiti indossati da donne che stavano lavorando, ma a prescindere, io ritengo che proprio per un diritto alla libertà e una necessità al consenso. Non è assolutamente importante come noi siamo vestite perché noi dobbiamo sempre sentirci libere di poterci vestire come meglio crediamo e che soprattutto dietro a un rapporto sessuale il consenso reciproco, scelto, non imposto, libero, debba essere l'elemento fondante in questo tipo di situazione. E debba essere assolutamente espresso. Sì, sempre. Teniamo conto che abbiamo anche fatto e l'Italia aveva partecipato a livello europeo perché finalmente venisse fatta una legge che legittimi come se non c'è un consenso liberamente espresso venga considerato una violenza sessuale purtroppo questa richiesta non è stata ancora ratificata a livello europeo abbiamo avuto alcuni stati che paradossalmente addirittura la Francia ha votato contro e altri stati che non cito neanche perché l'Ungheria stessa aveva votato contro ma l'Ungheria ha detto anche tante altre cose rispetto alla tutela dei diritti femminili che ancora oggi noi vediamo quanto vengono a mancare in quella realtà. Però quello, e mentre invece in prima linea oltre all'Italia c'era per esempio la Spagna, noi è importante che si lavori in quest'ottica, cioè quanto il consenso debba essere qualcosa di espresso in modo chiaro e sottolineo libero da parte delle donne. Perché in molti casi alcune violenze sono fatte con una certa costrittività. Noi abbiamo il cosiddetto stupro coniugale, dove alcune realtà subiscono proprio... Una violenza rispetto a una sessualità che viene imposta dalla dinamica matrimoniale, che ancora oggi è presente e molto diffusa. Quindi, addirittura, ecco questa. Uh, non è che spaventa di più o spaventa di meno perché veramente la violenza deve sempre far paura soprattutto agli uomini la violenza contro le donne, però il fatto che una donna non sia sicura nemmeno fra le mura domestiche, ecco questo è davvero uh, impossibile da sentire nel 2024, quindi noi uh, Insomma, assistiamo a eh, rapporti sessuali imposti, ma ovviamente questo non ci deve eh, più di tanto meravigliare perché si sentono ancora e si sentono proprio anche in Italia di matrimoni imposti sì. eh, dalle famiglie e quindi anche ragazze morte perché non volevano assoggettarsi a determinati matrimoni, a determinate scelte delle famiglie e quindi eh, insomma eh, ne, ne va che dopo un matrimonio imposto vuoi non imporre un rapporto sessuale. Per quanto riguarda gli abiti, no? noi abbiamo mandato un paio di immagini ovviamente tratte da come rivestita di altre edizioni in, altri, eh, in altre città d'Italia. Però veramente se dalla regia vogliono rimandarcela un attimo, ecco questa, poi ne abbiamo anche un'altra, ecco che davvero quello che eh, secondo me lascia sconcertati e meravigliati anche eh, come esseri femminili è proprio che questi eh, abiti non hanno nulla di provocatorio e il fatto che lasci sconcertate le donne stesse è un segnale di quanto ancora siamo indietro. No? Cioè, da una parte spaventano perché dice: Ah, veramente può capitare davvero a chiunque. Sì. Eh, e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Della cioè, notte ormai certo. non c'è più come una volta c'era anche insomma questo tabù: un po' se vai in giro di notte da sola, sì. ah, te lo sei cercato. Sì. Però. Uh, più purtroppo ormai nelle nostre città non si è più sicuri di giorno, di notte, di mattina. Ah, ma e che... neanche di farsi una corsa certo, nel parco. Certo, però quello che diventa importante, e ci tengo a sottolineare, a prescindere dall'abito, perché possiamo avere anche donne che possono vestire determinati abiti che sono comunque di lavoro. Mi viene da pensare la presentazione di un film, uno può andare con anche abiti particolari, ma l'abito non può essere l'elemento determinante, tant'è che anche durante la fase processuale in alcuni casi le donne stesse si sorprendono che a loro venga chiesta la domanda di come erano vestite, mentre assolutamente non viene chiesta questa domanda all'abusante, quindi a chi violenta queste donne. E in effetti molte di queste donne eh, dicono con grande amarezza, io devo dare delle risposte su come ero vestita, non mi viene chiesto di come era vestito l'aggressore, l'abusante, ma io ricordo bene come era vestito l'abusante, eppure non mi viene chiesto. Quindi, quello che noi vogliamo fare attraverso questa mostra è una cosa anche molto importante rispetto al tema della violenza. Noi vorremmo proprio iniziare ad occuparcene tutto l'anno in modo concreto e quindi l'obiettivo di fare poi eventi eh, sul tema della violenza e ringrazio te Maria Rosa che ogni volta ci permette di parlarne è anche quello di uscire proprio da quella dinamica che porta a concentrare attività e a fare eventi in un determinato periodo dell'anno che è il 25 novembre. Io credo che sia giusto, proprio a salvaguarda delle donne stesse e di tutte le donne, che di questi temi noi ce ne dobbiamo occupare tutto l'anno, certo. facendo eventi e parlandone continuamente, perché la violenza è qualcosa che rappresenta e che purtroppo convive con la nostra realtà ogni giorno per tutto l'anno e il parlarne può aiutare ancora di più queste donne a sentirsi meno sole rispetto ad alcuni determinati periodi dell'anno. Allora, Roberta, quando si parla di violenza, no? e, eh, questa mostra sicuramente è molto impattante, e eh, come impattante sono anche le didascalie, no? sì. le testimonianze eh, di queste donne eh, che, come dicevi tu, a volte si trovano a vivere la violenza nella violenza. Abbiamo in passato, ormai sono passati tantissimi anni, però, davvero sempre ricordiamo il jeans. Il sì. jeans che eh, come ha fatto venire giù, insomma, allora sì. è riconsenziente perché il jeans era molto aderente. Veramente, eh, sembrano passati secoli, eh, ma purtroppo così non è. Eh, al giorno d'oggi eh, troviamo delle ragazze nei tribunali. Costrette magari a rivedere filmati perché adesso è anche siamo passati a questa fase no? dove l'abusante eh, molto spesso filma ragazze incoscienti eh, che subiscono degli abusi. Vogliamo dire anche ai giovani che. Eh, L'alcol eh, sicuramente rende meno lucidi, ma bisogna assolutamente davanti a una donna che in quel momento non è neanche capace di essere consenziente o non consenziente, fare un passo indietro, cioè lo vogliamo dire quello maniera... che dobbiamo invece, soprattutto, rimarcare oltre a quello che hai appena detto tu, è che comunque, in nessun caso, se non c'è la consapevolezza da parte della donna che è legata ad un'alterazione momentanea da uso di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti, in nessun caso noi siamo legittimati ad abusare di quella donna. E questo diventa molto importante se teniamo conto poi come in tribunale viene affrontato sulle donne questo tema. Io mh, ho avuto donne vittime di violenza che mi hanno detto di sentirsi... In colpa per quello che era loro accaduto, quasi come se intorno percepissero attraverso degli sguardi anche di altre donne questo tipo di giudizio. E la cosa è anche un elemento sulla quale poter riflettere perché mi sono trovata anche in una situazione dove. Appunto, in un'aula di tribunale è stato chiesto a una donna come era possibile che non fosse eh, in qualche modo d'accordo attraverso una violenza che si era perpetrata anche con una sessualità attraverso l'oralità, quindi attraverso una dinamica masturbatoria che era stata fatta con imposta e con violenza alla donna. Che avrebbe potuto non fare perché si è scelto di proseguire in quella dinamica di tipo masturbatorio era perché anche la donna comunque era d'accordo. Ecco, io vorrei invitare ogni tanto le persone a immaginare che se ti trovi con un'arma puntata alla tempia e ti impongono di fare qualcosa e quel qualcosa viene fatto, rientra tra qualcosa che viene scelto senza una volontà, è qualcosa che viene imposto. Costretto, obbligato e forzato. Ecco, iniziamo a immaginare che qualunque cosa venga fatta con queste caratteristiche viene fatta contro la volontà della persona e non è mai e non potrà mai essere consenziente rispetto a questo tipo di situazioni. Ecco insomma abbiamo detto davvero eh, quasi tutte le cose importanti ricordiamo l'appuntamento al castello di Vigevano con come rivestita questa mostra molto impattante, eh, forte, eh, una mostra che è stata portata in giro per tutta Italia, sarà a Vigevano dal Roberta? Allora dal 10 al 21 aprile, vi aspettiamo numerosi, tra l'altro noi di Contatto Donna ringraziamo ancora una volta anche tutti tutte le persone che hanno collaborato con noi, dal comune di Vigevano, dall'istituzione di Vigevano, anche dall'assemblea del volontariato di Vigevano e da tutti i partner che hanno deciso di sostenere questa importante iniziativa. Bisogna parlarne, parlarne, parlarne. Eh, e parlarne tutto l'anno vuol dire anche dare alla donna quegli strumenti necessari da uscire dal secondo tipo di violenza, quella perpetrata fra le mura domestiche. Perché abbiamo sempre detto e lo ripetiamo che eh, rendersi indipendenti e rendersi indipendenti anche economicamente aiuta queste donne a uscire da una condizione di violenza. Quindi bisogna davvero lavorare tutto l'anno, perché non è che rendiamo le donne indipendenti dipendenti dall'oggi al domani. No? Quindi Hai detto benissimo Mariero, è, è importante, sì. C'è tanto, tanto da fare. L'altro lavoro importante che mi raccomando non lo dovete mai mollare, questa deve essere una promessa, è quello fatto dentro le scuole, perché bisogna iniziare proprio fin da ragazzini, eh, eh, da bambini, a far capire eh, come ci si comporta, sia sì. eh, alle... Bambine, ma soprattutto i eh, maschi, che eh, insomma, eh, sono un po' sempre eh, purtroppo, sì, abbiamo iniziato, tra <ride> purtroppo sono loro il problema. Cosa dobbiamo diciamo fare? Diciamo che abbiamo iniziato anche un lavoro di sensibilizzazione al rispetto, al consenso e alla scelta e alla reciprocità nelle scuole eh, elementari, quindi nella scuola primaria. E ho anche raccolto una serie di questionari interessanti che poi diranno, diventeranno frutto di un lavoro che presenteremo a breve. Per quanto occorre lavorare. Occorre lavorare a casa, quindi in ambito familiare, e occorre lavorare nelle scuole e creare una sinergia tra tutti i professionisti. Noi su questo ci contiamo veramente. Bene, sono contenta davvero di averti Grazie. avuto ancora una volta uh, qui con noi, quindi vi ricordo io... E il convegno sulla menopausa uh, questo sabato, che ne abbiamo 6. Se uh, sabato 6 aprile al Castello di Vigevano. Mentre dal 10 al 21 aprile, poi avremo come rivestita. Grazie ancora alla dottoressa Grazie. Roberta Manfredo. Grazie a te come sempre per averci nuovamente invitato. Salutaci tutto, contatto donna. Adesso vi saluto, lo sapete, oggi è mercoledì, questa sera non perdete storie, mi raccomando, e noi ci vediamo domani. A tu per tu con, buona serata. Buona serata a tutti.